Carlo, facendo una trasmissione dedicata a voi giovani, perché noi non siamo più giovani, ma il nostro pubblico è giovane, sì, quantomeno dentro. Sì. Oggi è vestito da giovane, c'hai i jeans strappati. C'hai i jeans strappati. Dai, 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 alzati in piedi, dai, facciamo vedere. Ma scusa, ma vai di fianco un attimo. No, no, ti facciamo distro, stai portando via Giorgio. Decapitato. No, no, che sono. Scusa, Monica. Adesso vai lì di fianco e ti fai massacrare da Dario Fashion Blogger. Ma non ti ha inquadrato il regista. Ah, mio parere. Si muove, devi andare più vicino. Devi andare, siediti accanto a Monica. Portati via tutto, la mobilia. Tanto io sento anche poco torniamo dalla squadra mercato. Sì. Poi magari che... seguiamo anche un minuto di partita. Ma sì, no, volevo anche dirvi che il jeans giovane lì. Ma ti devi alzare, se no non si vede così. Alzati un po'. Non si vedono i buchi. Ecco, vedi, eccoli lì. Ma Dario, visto che tu sei un fashion blogger, esatto, come giudicheresti Monica questo outfit? Ma allora, vabbè, i jeans sono la moda stracciati, quindi sì, giovanile. La giacca va bene con i jeans. Vediamo ma qualche cosa particolare. C'è qualcosa che non va, vero? Non sei convinto, Dario? Ma sai che è la camicia che non mi convince. Io l'avrei vecchio, diciamo, o bianca, o se no avrei spaccato con un rosso addirittura. Addirittura. Rosso, personalità. No, facciamo cambio, gli camicia dai rossa. Bomba! Fuori da quel lato, ma non ha mai tirato così forte nella sua vita, Rabiot. No, col Milan l'anno scorso, ha fatto un gol, bellissimo. Dopo fuga personale. Sì.